questo territorio necessita di impiantistica per ritornare ad essere un attore un po' significativo nella politica dei rifiuti, per non far la fine di altri settori dove dal territorio si traggono i benefici, poi le lavorazioni e il valore aggiunto, che, ma pensate al Sasso, pensate a tante cose della nostra zona, viene fatto a centinaia di chilometri da qui. L'idea era, secondo noi, buona, noi l'avremmo fatta anche, come noto a tutti, e fin dai primi contatti con Giuseppe Monti, che oltre ad essere sindaco per un decennio precedente è stato anche mio nostro collega del Consiglio Provinciale, ogni volta abbiamo anche ragionato su questi problemi dei rifiuti all'interno della nostra provincia. Ebbene, l'idea era buona, secondo noi talmente buona che l'avremmo fatta anche senza finanziamenti del PNR, ma il fatto che era buona ed era anche progettata bene, poi lui lo deve, ha fatto sì che il nostro progetto fosse tra i primissimi in tutta Italia ad essere finanziato, il terzo in tutta Italia, una cosa abbastanza importante, perché la nostra stella, la nostra, diciamo così, il primario interesse era, perché ne abbiamo vissuto anche per altre cose, no? Dare la massima garanzia agli amministratori locali, alle popolazioni locali, che l'impatto di questi impianti fosse negativo per la popolazione che li ospitava, per gli amministratori. Quello è il Piemonte come...